E allora buonasera carissimi telespettatori, questa sera siamo qui in Sant'Antimo, Piazza della Repubblica, per la sfilata di Sant'Antimo in moda. E allora, come prima impressione, c'è il nostro amico modello Carmine. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera Rosario. Allora, come stai? Tutto bene, è un onore sfilare per il nostro paese, credo di essere l'unico sant'antimese a sfilare. Che fortuna, quindi sarà una bella cosa, perché sei l'unico sant'antimese e ti ho appena proprio preso così all'improvviso. Alla sprovvista. Alla sprovvista, vabbè. Sei pronto, sei carico, quali sono le tue emozioni? Ci sono varie emozioni, un mix di emozioni. Una perché ci sono i miei parenti, i miei amici e tutta la gente di Sant'Antimo. Essendo l'unico, rappresento il mio paese. Quindi stasera le trasmetterai a tutti, no? Spero. Va benissimo, allora salutiamo le nostre telecamere. Ciao. Ciao. E allora eccoci qua, benvenuti amici di Napoli Nord, siamo qui a Sant'Antimo, Piazza della Repubblica, per Sant'Antimo in moda, il nostro presentatore Anthony Palmieri. Buonasera. Buonasera, come state? Tutto bene, tu come stai? Preso dalla sfilata. Ancora un altro anno qui a Sant'Antimo. Allora, cosa pensi? Quali sono le emozioni? Innanzitutto a stare sul palco di nuovo ancora una volta qui a Sant'Antimo. Guarda, è sempre una bella emozione, perché Sant'Antimo è una piazza speciale dove c'è sempre parecchia gente e poi la gente sente questa festa del Santo, e quindi noi portiamo invece uno spettacolo di altissimo livello, fatto proprio di moda, dove è fatto di moda con professionisti, con abbigliamento della zona, con commercianti della zona, proprio per incentivare il commercio di Sant'Antimo. Giusto, è sempre una cosa bella, quindi una bella iniziativa, sì. Mi fa sempre piacere rivederti qua ogni anno, perché ormai ti seguo, sempre grandi eventi con moda, spettacolo, belle donne che non mancano mai. Eh certo, la bellezza è una cosa particolare, non è vero che chi è bella dentro non è bella fuori, sai, quando uno dice vabbè, l'importante è che sei bella dentro, il bello dentro deve uscire fuori dagli occhi. E chi meglio di te? Chi meglio di te lo può sapere? Va bene, allora in bocca al lupo per questa sfilata. Grazie Rosario, anche a voi. Se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no ci salutiamo. No, io dico seguite la sfilata, vedetela, perché dà sempre dei consigli belli per l'abbigliare dell'estate 2014. Giustissimo, va bene, allora staremo a vedere la sfilata qui in Piazza della Repubblica a Sant'Antimo. E allora eccoci qua con Michele Trasparente, organizzatore e direttore artistico della sfilata, giusto? Sì, buonasera a tutti, direttore artistico nonché anche organizzatore dell'evento. Allora, come ogni anno sarà sicuramente sempre un successo, ma io voglio sapere, l'anno scorso Luca Sepe, quest'anno Gianluca Manzieri, ma qual è il segreto effettivamente? Beh, noi a Sant'Antimo la facciamo da tanti anni, quindi il fatto che abbiamo un seguito sia di amici sponsor che o dal comune o dalla commissione festeggiamenti, siamo sempre confermati, significa che è una serata che piace sia al popolo di Sant'Antimo che agli stessi collaboratori che ci seguono da anni. È giusto, quindi abbiamo sempre tante bellissime modelle, tanti sponsor che questa sera sfileranno, staremo a vedere tra poco, e nulla, fai un saluto alle nostre telecamere e cosa vuoi dire ancora per chiudere questa piccola intervista? Beh, un saluto a tutti voi proprio di cuore, perché alla fine, come al solito, ecco, aspettiamo anche voi per questa bella intervista. Che dire, sarà sicuramente una bella serata di moda, di bellezza, e con Gianluca ci divertiremo alla fine. Va benissimo, Michele Trasparente, stiamo a vedere ancora le altre immagini di Sant'Antimo in moda. E allora, non poteva mancare Sant'Antimo in moda allo sponsor ufficiale di C'era una volta, Gianluca, buonasera. Buonasera Rosario, come sempre presenti anche noi, giustamente. Ogni anno ringraziamo tantissimo Michele Trasparente che ci invita, anche perché i bimbi sono bellissimi e giustamente bisogna omaggiarli. Assolutamente sì. Allora Gianluca, quest'anno com'è andato? Diciamo quest'anno, perché non sei ancora chiuso, perché tu fai anche campo estivo, giusto? Sì, facciamo anche campo estivo, infatti è partito proprio da oggi il nostro campo estivo. È andato benino, devo dire la verità, abbiamo avuto parecchie soddisfazioni, soprattutto anche con le feste di compleanno e con l'organizzazione di piccoli eventi per bambini. È andato molto molto bene. È vero, io posso dire che
nasco anche io dalla tua scuola, non lo, lo voglio dire, quindi voglio ringraziare proprio pubblicamente tutto lo staff anche davanti alle telecamere, lo voglio dire che sono stato, diciamo, un tuo seguace, lo posso dire. Tu eri un piccolo che sei diventato un vero grande, grande secondo me continuerai ad esserlo. Grazie. Meno male, meno male. Va bene, dove si trova la tua scuola? Lo vogliamo dire, Gianluca, lo ricordiamo? Certo, noi ci troviamo in Corso Europa, praticamente nel parcheggio dove si trova il Gioia Restaurant Club e i supermercati Vigo. Ok, quindi tutti i bambini, mi raccomando, c'era una volta Sant'Antimo. Allora eccoci qui, siamo con due modelle che sfileranno questa sera qui in Sant'Antimo in Moda. Nome? Laura e Mina. Allora, come state ragazze? Abbastanza bene. Laura, come stai? Un po' infreddolita, come si vede, però tutto bene. Allora, sei pronta per iniziare questa bellissima sfilata? Sempre pronta. Cosa indosserai? Ci puoi anticipare qualcosina? No, dovete vederci, dovete seguirci. Indosseremo di tutto, sappiatelo. Io resto qua, quindi. Tu vuoi dire qualcosa? Cosa indosserai? Ci puoi svelare qualcosa? O... Non posso dire diversamente dalla mia collega e amica. Top secret. Giusto così. Vabbè, allora... Però posso dire una cosa, sì. Ma tu che non hai il landino, come fai a vederci? Allora me le tolgo e aspettiamo. Il landino. Complimenti per bel colore d'occhi. Meno male, grazie, mi fa piacere. Allora staremo a guardare queste due bellissime modelle, io non mi muovo da qui e nulla. Bellissimo giornalista. Grazie. Tu invece? Ha conquistato, ragazzi, io vado via, ciao! Nello Moat, vatti come Roidi, ciao! E allora siamo qui con un altro sponsor, calzature a piede libero, giusto? Buonasera. Allora Pasquale, come stai? Tutto bene, una magica serata all'insegna della moda, siamo qui presenti anche quest'anno con il nostro Michele Trasparente, l'organizzatore, speriamo che riesce tutto bene e che dire, siamo contenti così. Voglio ricordare, dove si trova il tuo negozio? Il nostro negozio si trova in Traversa Salvatore Russo a Sant'Antimo, alle spalle della piazza principale e il centro storico. Scarpe non solo per donne, ricordiamo anche per uomo. Assolutamente, anche da uomo. Inoltre vi consiglio di visitare il nostro, la nostra casella Facebook Calzature a piede libero. Troverete un vasto book fotografico di calzature, accessori moda e inoltre minimizziamo i costi per massimizzare gli sconti, perché oggi ci deve stare anche questa politica, filosofia che è impregnata nel nostro saper fare le scarpe a questi livelli. È giusto, lo posso dire perché anche io le prendo lei, guardate che meraviglia, guardate, no? Lo voglio far vedere proprio a tutti i telespettatori di Napoli Nord, quindi garanzia, proprio belle, comode e posso camminare... 100% made in Italy, abbiamo oltre 22 marchi performanti, 500 modelli in esposizione tra uomo e donna e tanta cortesia. Vabbè, quindi non mancate, mi raccomando, calzature a piede libero. Ok, siamo qui con la direttrice della scuola C'era una volta. Allora, come stai? Bene, emozionata. Emozionata per questa sfilata, i bambini sono bravi, come sono? Parliamo d'altro, va bene. Allora, tra poco guarderemo... Tutti tranquilli, guarda. Tutti tranquilli, quindi tra un po' guarderemo sfilare tutti i bambini della vostra scuola, perché lei è la direttrice di C'era una volta. Quindi mi raccomando... Estivo, sale feste, di tutto e di più. Di tutto, io sono nato lì, ludoteca, dalla ludoteca sono nato, lo possiamo dire, quindi devo molto a Gianluca e anche a te, lo voglio dire. Va bene, un pochino pure a me. Va bene, allora stiamo a guardare, questo è C'era una volta. Buonasera. E allora, Sant'Antimo Moda, ci sono belle donne e belle modelle, ma non mancano i modelli. Buonasera. Allora, nome? Prince Deva. Principe, giusto? Sei un principe, qui in italiano vuol dire? Sì, in italiano, principe, sì. E invece qui abbiamo un ragazzo italianissimo, no? Sì, sono di Gragnano, mi chiamo Alfonso. Gragnano, dove c'è il vino buono, giusto? Anche la pasta. Allora, Alfonso, qualche impressione, come ti senti prima di affrontare questa sfilata? Vabbè, anche se diciamo sono un paio d'anni che sfilo, comunque è sempre un'emozione comunque sfilare, quindi sempre emozionato.
È vero, è sempre emozionante, confermi Prince? Sì. Invece tu ti senti pronto, sei carico? Sì, io così. È così. Va bene, grande Prince, grande nostro amico direttamente da Gragnano, e guardiamo ancora le immagini di Sant'Antimo in moda. Ok, siamo qui con Ferdinando e Alexandra, buonasera. Buonasera. Allora Alexandra, ho visto che ti stavi truccando, vero? Sì, cercavo di aggiustare un attimo la situazione. Ma cosa devi aggiustare? Cosa? Che sei così bella? Le cose, vabbè. Addirittura telespettatore ha detto che io dovevo darle un preavviso di un quarto d'ora, addirittura. Eh sì, dovevo aggiustare un po', dobbiamo fare bella figura. Ma sei bella anche così, non è bella anche al naturale, vero, vero? Certo, loro poi hanno pure il vantaggio del trucco, noi invece nemmeno quello. Vabbè. Noi invece no, noi per forza dobbiamo stare così senza trucco, senza farda, al naturale, giusto? Esatto. Allora, quali sono le impressioni per questa tua serata che stai per affrontare questa sfilata? Sicuramente sarà una serata di divertimento, tutte queste persone che vedo, c'è un bel movimento, dai. È vero, è giusto. Alexandra, invece tu cosa mi dici? Speriamo che tutto vada per il meglio e che ci divertiamo soprattutto. Ok, che tacco indosserai? Prima ho sentito un tacco alto, basso, un tacco 12 o di più? Tra il 12 e il 15. Addirittura dei trampoli, vero? Eh sì. Esagerato. Va bene, detto questo noi salutiamo e guardiamo ancora le immagini di Sant'Antimo in moda. Ok, allora eccoci qui con la bellissima modella Lina. Ciao, buonasera. Allora, come stai? Tutto bene? Sì, sì. Allora, so che sei nuova, hai iniziato da poco, giusto questo? Sì, ho iniziato da quest'anno. Ho capito, ho avuto modo di vederti, ma posso dire che sei davvero molto brava e molto bella. Ti ringrazio. Ci siamo visti in vari contesti e ho visto che sei veramente bellissima, molto portata, devo dire la verità. Grazie mille. Questa sera, prima di iniziare, le tue impressioni quali sono? Come ti senti? Vedo persone molto professionali e spero che vada bene. Mi sento molto ottimista per questa serata, sicuramente andrà benissimo. Va bene, grazie di questa intervista, allora ti vengo a vedere sotto il palco. Va bene, grazie mille. Ok, un bacio. E allora, prima di salire sul palco abbiamo un altro sponsor molto importante, Bimbus, buonasera. Buonasera. Allora, anche quest'anno, siamo qui, partecipiamo all'evento Moda in Sant'Antimo con la nostra collezione primavera-estate, ovviamente con molto colorata, con animazioni di personaggi di vari cartoni animati, da Peppa Pig, l'Uomo Ragno, e come al solito la cerimonia molto colorata e classica, con prezzi sbalorditivi. Ce n'è per tutti. Quindi veniteci a trovare da Bimbus, giusto? Dove vi trovate, signora? Sì, Bimbus via Roma 29. Va bene, ok, seguite Bimbus e mi raccomando, tutti i bambini da Bimbus Sant'Antimo. E allora, un altro sponsor molto importante di questa serata è Visco Parrucchieri. Buonasera. Buonasera. Allora, siete pronti per salire sul palco di Sant'Antimo in moda? Sì, sì. Allora, voglio sapere un po' le tue impressioni su questa serata, come ti sembra? No, è sicuramente emozionante e ci siamo divertiti e poi comunque è una cosa che non capita tutti i giorni, quindi sarà emozionante. È vero. Guarda sempre in telecamera, mi raccomando, mi dicono dalla regia perché... Vabbè, dico un'ultima cosa, un voto per questa serata, secondo te da 1 a 10? 10. 10 sicuramente. E allora, dov'è che vi trovate con il negozio Visco Parrucchieri? Via Trieste Trento 46. Ok, ce l'abbiamo fatta, allora guardiamo ancora le immagini di Sant'Antimo in moda, Visco Parrucchieri. Un bacio, ciao.
Ah, no, io scherzo, per l'amore di cielo. Dica, se volete fare un bel bagno e potete spendere poco, seguite il mio consiglio, andate lì dove si può fare ancora un bagno e spendere poco. Ma stagione attuale, volete andare a mare e potete spendere poco? E ci dico, andate a Capri. Oh, la c'è numerata 625. E mi che arriva a Capri e fa, ah, 10 euro. A Capri biglietto unico per prendere il pullman 25 euro, ma io voglio Schumacher su pullman. A Capri bagno pubblico si paga, io ho tenuto quanto cavolo. Un giorno intero che andavo in bagno, che andavo così. Senti, mi chiedono, fa presa, c'è tu bagno, sto scoppiando, tu che era una cosa, sto scettando, c'è tu qua. Ce la siamo trascinata, siamo arrivati sotto il bagno, ci ha fermato uno a Capri, sotto il bagno, così. I signori hanno liquidi? Vira tu. Mi si faccio uno stornuto per un tsunami. Dice, ma poi a Mugina, non ha fatto la vita costa poco, a Mugina la Sardegna. Doccia fredda in Sardegna a 3 euro, calda mano nella bolletta a casa. La malattia di tutte le donne che vanno in Sardegna, ti fermo, noi andiamo a Sardegna chi sta? Ma c'ha fezzizze! Ho visto donne in Sardegna anziane, 91 anni, che bella presa lui ci sta dando così. E devi stare attento quando cammini sulla spiaggia, schiatti i palloncini per sotto e vieni. Puh, assiste la signora, ehi! Che poi in Sardegna è bellissimo, tutte le VIP stanno tutte quante a Sardegna. Tu nuoti, io l'ho visto con gli occhi miei, mentre nuoti a Isa Capri, Sardegna, Valeria Marini. Ti fai andare a nuotare, stai nuotando a Isa Capri, Alba Parietti. Ti fai andare a nuotare a Isa Capri, Belen Rodriguez. Dici che magia questo mare della Sardegna, sott'acqua i pesci che nuotano, a coppia i soffoli che galleggiano. Per voi, e per voi, VIP! Ma sai perché noi napoletani siamo belli così? Che prima che arriva l'estate, noi con la bocca andiamo dappertutto. E meglio riempa di cifre ci mettiamo. Ma cominciamo a andare da pure chi sta in buffonaria, chi mette a coppia. Poi ce ne andiamo un mese in Egitto. Poi ci dicono, oh, abbiamo fittato la casa, ne andiamo 2 mesi in Egitto. E cazzo che piace, chi ti me l'ha cercato all'Egitto? Gente anche che si mette i posti strani per fare bella figura. Andiamo là così, signore, noi ci andiamo a Scandinavia. Sapi magari un i cazzi ce ne hanno contro. Ma al di là di tutte le bugie che diciamo, signori miei, il 1° di agosto ancora oggi ci abbiamo un appuntamento fisso, una puritana da là, la nostra seconda patria, qual è? A Calabria, Scalè. Quando si fu prima Augusto, che poi la cosa bella del napoletano che fa Scalè è che se vede i parenti a Napoli, li saluta, se vede a Calabria, abbiamo vergogna di dire che andiamo in Calabria, sta gente che tiene casa a Calabria, come te la trovi questa casa? Ma non so, ci siamo trovati i chiavi, ci siamo buttati lì. Che poi la Calabria, guardate, la Calabria è bellissima, c'è un bellissimo mare, non so se siete mai stati in Calabria. C'è un problema in Calabria, non c'è la sabbia, ci sono i sassi. Avete mai fatto il bagno dove ci sono? Come ha portato a questa Calabria? Avete mai fatto il bagno dove ci sono? Ah no, ah sì, è così. E mi a ridere quando è a fuoco, bagna arrivo, che coppia su la marzano da tua, tu mi sei niente. E sta sempre che dall'acqua, corri! I debbi, asmi! A scendere non è tanto. Assaggi! Ma c'è visto prima un'anziana che scende dall'acqua a una spamma, che mi passa innanzi 10 metri a e va niente all'anzia, Maria, stai da stamattina nella. Stai divertendo, che vengo rapida! Io vi consiglio il mare più bello d'Italia, ce l'abbiamo a 4 passi, valorizziamolo, siamo sempre in tempo, voi siete delle persone intelligentissime, valorizziamo lo splendido, lo straordinario mare di Mondragone. Magari come ti permetti? Magari mi rossi. Ma come ti permetti a Mondragone? Guardate, ci invita tutta Italia, ci invita il mare di Mondragone, ce lo invitano tutti a Mondragone, c'è, perché è l'unico mare che ti abbronza. Stai bianco, brutto. Dieci mille. Penso lei che ci E allora da Piazza della Repubblica a Sant'Antimo in Moda è tutto, avete guardato queste bellissime immagini, da parte mia Rosario Nunez è tutto, un bacio e al prossimo servizio. We'll be right back.
Nella vita tutto scorre, ma i momenti unici rimangono in eterno.